Segreti per diventare un buon portiere del calcio a 5? Sì, umiltà è tanto lavoro e la retorica di rito, però nel caso specifico non basta, è necessario anche un'attenzione molto particolare, al particolare, scusate il gioco di parole, perché questo, come definisco anche qui in questo incontro, non è solamente un ruolo particolare, ma è un ruolo del particolare. Per cui utilizzo un po' lo slogan del mio sito, cercando di migliorare e non accontentandosi mai. Mi è sembrato quasi di rivivere un ambiente puro che si viveva a Roma tanto tempo fa. Lo dico con un pizzico di nostalgia, ma con assoluta apprezzabilità verso questo evento. Visto che la squadra che è in gamba, fate soprattutto da tanti giovani, questa è bellissima per il nostro sport. È il vero movimento di cui si parla tanto, anzi a volte si parla tanto. Per un gioco. Insistere sulla società, insistere sulla vita, prendere qualcosa di meno di quanto prendere qualcosa di meno di propria. Il proprio Pane che dovesse avvicinarsi nel ruolo di portiere calcio a 5, i consigli oltre a quelli di prima quali possono essere? I consigli è quello che è il ruolo più bello del mondo, che ti costruisce un carattere, ti costruisce una forma mentis importante e che ti aiuta anche tanto nella vita, perché ti dà alto senso di responsabilità, alta voglia del lavoro, perché altrimenti non si può stare tra i pali se non si ha voglia di lavorare, e di conseguenza tanta professionalità. Io per esperienza personale posso dire che nella mia vita ho avuto un alto condizionamento da parte delle informazioni che mi hanno dato questo.